Buonasera a tutti, buonasera Bruno Segre, buonasera Gadi Luzzatto Voghera. Siamo qui per parlare di una questione che ci tocca e ci interessa tutti da vicino. È il nostro primo incontro dialogato dopo che la settimana scorsa abbiamo presentato il nostro docufilm I ragazzi di Villemma, realizzato nel 2008 da Zappalà per la RAI, per Rai 3. L'abbiamo presentato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera. Oggi invece siamo con due amici, Bruno Segre, amico della Fondazione Villemma, si può dire dalle sue origini, è stato un nostro costante punto di riferimento per ragionare di storia e di memoria e soprattutto per affrontare insieme, nel corso di convegni, ma anche di scambi molto frequenti, i temi che rimandavano alla memoria dei salvati di Villemma da un lato e alle questioni storiche più generali dall'altro. Gadi Luzzatto è amico più recente, si può dire, ma altrettanto importante, e soprattutto perché il CEDEC parteciperà attivamente alla ricerca che stiamo avviando per l'attivazione e per l'inaugurazione del nostro sito memoriale davanti a Villemma. Quindi sarà la nostra una collaborazione che riguarderà la strutturazione dell'esposizione interna al sito museale e anche la ricerca storica che la sorreggerà. Oggi ci troviamo insieme per raccontare alcuni fatti che partono dalla biografia di Bruno Segre, ma che poi si allargano a delle riflessioni che arrivano anche al nostro presente. Già il titolo di questo incontro, Quando uno sconosciuto bussa alla porta, rimanda ad un momento preciso della vita di Bruno, quando all'età di 13 anni viene sollecitato lui e la sua famiglia appunto da uno sconosciuto. Lui si trovava a Bergamo, dove era già fuggito da Milano. E questo sconosciuto, in modo molto sollecito, invita la sua famiglia, quello che era rimasto della sua famiglia, il papà era scomparso già da qualche anno, a prendere la via del sud Italia. Poi lui riparerà ad Ascoli Piceno, dove si fermerà fino alla fine della guerra. Ecco, quando uno sconosciuto bussa alla porta, è anche un tema che rimanda alla necessità di riflettere sulla situazione in Italia dopo l'8 settembre, all'interno della quale si muovono diversi soggetti, diversi protagonisti, e fondamentalmente si muovono da una parte ebrei che riescono a sfuggire agli arresti e si danno continuamente da fare per darsi la salvezza, per cercare salvezza, e invece nella scena più complessiva, nella scena nostra italiana, oltre che quella tedesca, che ormai è presente sul nostro territorio nazionale, si muovono figure di soccorritori, figure di responsabili che si mettono dalla parte dell'altro, ma anche figure più grigie, più ambigue, di indifferenti, e anche figure di carnefici che collaborano attivamente alle operazioni di cattura e di arresto. Ecco, Bruno, abbiamo scelto di partire da questo elemento che riguarda la tua vita, ma che poi si allarga ad una considerazione più complessiva su quel momento della nostra storia nazionale. E quindi ci piacerebbe che tu ti muovessi tra ricordo tuo individuale, appunto, scena più complessiva della nostra storia, e ci dicessi qualcosa all'inizio di questo incontro. Parto dal tuo quesito iniziale, da come l'hai formulato. Uno sconosciuto si presenta alla porta. E sì, nel caso mio accadde che veramente uno sconosciuto, cioè un signore di mezza età che non avevo mai incontrato, si chiamava Mazzucchelli, si è presentato a casa nostra, dicendo sostanzialmente: io sono mi chiamo Mazzucchelli, sono il fratello del Mazzucchelli che sta nella casa accanto alla vostra. Accade che mia moglie, che è un'ebrea tedesca, si trovasse la settimana scorsa a Meina. Sto parlando dell'inizio di ottobre del 43.
La settimana scorsa si trovava a Maine e mia moglie è stata arrestata dalle SS, cioè si sono presentate delle SS a Maine e hanno arrestato mia moglie. Qui voi siete, cioè, questo è un discorso che Mazzucchelli ha fatto a mia madre, dice, lei signora e i suoi figli sono conosciuti qui nel quartiere a San Vigilio dove vivevamo all'epoca. E siete noti come ebrei. Se volete un consiglio, fate le valigie e andate via, perché se no rischiate di fare la stessa fine di mia moglie, cioè di essere arrestati dalle SS. Devo dire che quando Mazzucchelli ha fatto a mia madre questo discorso, ignorava che sua moglie purtroppo non c'era già più, nel senso che a Maine la settimana prima queste SS che si erano insediate sulle rive del Lago Maggiore a Maine avevano trovato un gruppo consistente di ebrei di Salonicco, ebrei greci che si erano durante i 45 giorni del governo di Badoglio avevano avuto purtroppo la geniale pensata di trasferirsi dalla Grecia all'Italia per cercare di mettersi in salvo. In realtà sono finiti in trappola a Maine e sono morti tutti, cioè erano intere famiglie, delle quali la moglie di Mazzucchelli era amica, per cui in sostanza la povera signora Mazzucchelli ha fatto la fine dei suoi amici greci, essendo andata a trovarli a Maine. Devo dire che Mazzucchelli è sicuramente, io lo ascrivo alla categoria di coloro che ci hanno soccorso e aiutato a sopravvivere, cioè ad arrivare vivi fin qua. Ma nelle settimane successive, nei mesi successivi, in giro per l'Italia di soccorritori ne ho trovati altri, per fortuna. Cioè, soccorritori, persone generose, persone ospitali. Come d'altra parte del tutto naturale, insieme con i soccorritori, ci è accaduto di imbatterci in persone che soccorritori non erano, erano appunto o degli indifferenti, cioè delle persone che pur sapendo avendo un'idea del rischio che stavamo correndo, come dire, sono rimaste a guardare, altri addirittura che ci hanno denunciato, cosa che ho scoperto pochi anni fa, quando dagli archivi della questura di Bergamo, in sostanza, sono emersi dei documenti a carico di mia madre e di mia sorella e me. In cui diciamo, il prefetto fascista, diciamo, di Piacenza nel marzo del 45, quindi a un mese prima della fine della guerra, chiedeva notizie di mia madre e dei suoi due figli per cercare di, cioè, in sostanza ancora nel marzo del 45 i fascisti della Repubblica di Salò davano la caccia a mia madre e ai suoi figli. Quindi voglio dire, come in tutti i panorami del mondo, no, ci sono i soccorritori, ma ci sono le carogne che invece cercano di distruggerti. Questo vale per l'Italia, vale per la Germania. Nella stessa Germania, quando l'Armata Rossa è arrivata a Berlino, dalle fogne di Berlino risulta che siano usciti vivi qualcosa come 5.000 ebrei. Ora, se 5.000 ebrei sono riusciti a emergere vivi dalle fogne di Berlino all'inizio dell'aprile del 1945, vuol dire che almeno 5.000 famiglie di non ebrei tedeschi, cioè di tedeschi ariani, tra virgolette, hanno rischiato la pelle per cercare di dare una mano, di salvare delle vite di altrettanti ebrei, in sostanza. Quindi voglio dire, la pasta dell'uomo è sempre la stessa, no? Cioè, per fortuna troviamo, oltre al marcio, troviamo anche il sano, che ci riporta, diciamo, alla figura dei giusti, di quelli che noi, cioè che
che lo Yad Vashem di Gerusalemme, cioè il museo della Shoah a Gerusalemme, chiama i giusti e celebra come tali. Ebbene, il fatto che ci siano stati dei giusti ha permesso a molti ebrei di, per così dire, riaccostarsi alle società dalle quali erano stati espulsi brutalmente durante la persecuzione nazifascista, in sostanza. Cioè, per fortuna ci sono stati i giusti che hanno permesso agli ebrei di riconciliarsi con le società che li avevano perseguitati. Grazie Bruno. Da questo momento testimoniale darei la voce adesso a Gadi per riflettere su questa doppia dinamica del salvarsi e dell'essere salvati. Una doppia dinamica interessantissima anche come lettura della storia del periodo e come considerazione più complessiva del ruolo civile dei resistenti, di chi appunto si dà da fare secondo le traiettorie indicate da Bruno. Ma anche, ecco, questa è una storia che ci consente per un attimo, come invece molte volte non si è fatto nei giorni della memoria di questi anni precedenti, di staccare lo sguardo dalle vittime e di riflettere sul ruolo, in questo caso, degli italiani. Questo era un tema, Gadi, perdonami il ricordo personale, molto caro anche a tuo papà, che insisteva molto sul fatto di dire anche in pubblico: non dovete chiedere a noi ebrei qual è il significato del 27 gennaio, ma se lo Stato italiano ha riconosciuto questo giorno nel suo calendario civile, molto probabilmente avrà delle ragioni anche lo Stato italiano, e aggiungo io, dovrebbero avere delle ragioni anche gli italiani. Ecco, questo tema della riconsiderazione profonda di questo momento del nostro passato nazionale, cosa hai da dirci su questo fatto? E Ma su questa guarda, ecco questione molto complessa. appunto, risolvere in 10 minuti il Va bene. nodo di questioni che poni è piuttosto arduo. Intanto saluto e ringrazio Bruno. Devo dire che quando si lavora con i testimoni in genere, spesso lo storico fa un po' fatica, ma con Bruno questo la fatica non esiste, perché Bruno, oltre ad essere un testimone che racconta anche con passione le sue vicende personali e familiari, ha uno sguardo molto, direi, laico sulla storia e sulla realtà, anche come si è sviluppata, ed è protagonista di un impegno personale anche molto forte nel presente, in diverse esperienze, per cui non si tratta del testimone che poi in altri momenti e in altri ambiti a volte è stato presentato o almeno utilizzato negli ultimi anni con un ruolo retorico che non è giusto assegnare al testimone stesso. Ecco. Quindi mi è più facile parlare di queste cose alla presenza di Bruno, con cui si dialoga sempre con piacere. Ma le questioni sono importanti e sono all'ordine del giorno e sono complesse. E certamente è importante riconoscere nella società di oggi l'importanza dell'etica comportamentale. E io credo che più che partire dalla storia, bisogna partire dagli snodi che ci presenta la realtà contemporanea, per poi affondare nella storia recente, ahimè, e la storia delle vicende delle persecuzioni degli ebrei in Italia e in Europa, è in questo. Rispecchia in questo la sua unicità in qualche modo, perché ha la capacità la proprietà in qualche modo di presentare in vitro i comportamenti morali positivi o immorali in negativo del singolo, testimoniati dalla storia. Per cui avere la possibilità di studiare straordinaria mole di documentazione storica che abbiamo a disposizione,
associata alle numerosissime testimonianze che ci restituiscono anche altro, oltre ai documenti, ci restituiscono le voci, ci restituiscono i sentimenti dell'incontro con il Salvatore piuttosto che con il persecutore, piuttosto che con l'indifferente. E mettere insieme questo accumulo di sapere storico per poi ragionare sull'oggi, io credo che sia fondamentale. Dopodiché io penso che sia anche necessario sfuggire un pochino dalla tentazione che noi tutti abbiamo, mi ci metto anch'io naturalmente, ma veramente tutti, di assegnare delle categorie etiche immanenti a persone, ai singoli personaggi. Da ricercatori noi vediamo, scopriamo sempre di più e scopriamo nel senso che diamo un valore forte al senso di scoperta, alla vita di personalità, di personaggi anche che siano stati importanti o che abbiano anche compiuto solo singoli atti, anche parzialmente significativi, ma comunque persone che non sono state coerenti nel loro comportamento. Cioè, noi possiamo trovare, non possiamo dare sempre e per forza la patente di salvatore a una persona che si è adoperata in una maniera che noi consideriamo moralmente, eticamente corretta e anzi onorevole in una determinata situazione nella storia. Stiamo parlando della persecuzione degli ebrei, ma ci sono tanti esempi in questo senso. Perché magari, ed è accaduto, in quel determinato frangente ha identificato la via etica corretta e coerente per comportarsi in un modo che noi consideriamo positivo, e poi in un altro frangente invece si è comportato in maniera che invece noi non consideriamo come tale. Cioè, lo spirito dell'essere umano, c'è scritto Cvetan Todorov, io lo cito spesso, è un grandissimo storico bulgaro, poi trapiantato in Francia, ha scritto un straordinario libro parecchi anni fa, decenni ormai fa, intitolato Di fronte all'estremo, mi pare che fosse uscito per i tipi di Garzanti. Noi non sappiamo, per fortuna noi, la mia generazione in particolare, noi non sappiamo proprio per fortuna che cosa faremmo noi di fronte all'estremo, perché per nostra fortuna abbiamo, anzi per fortuna, perché abbiamo avuto due generazioni precedenti che hanno lottato per darci quella libertà di cui godiamo. Noi abbiamo vissuto un'epoca di sostanziale benessere e libertà personale, che a volte facciamo anche fatica a identificare come valore vero e proprio. Ma noi non sappiamo come ci troveremmo a comportarci di fronte all'estremo. L'estremo ci può essere sbattuto in faccia dalla televisione, ma non ce ne accorgiamo. Allora noi abbiamo quelli che io considero degli eroi, cioè delle persone che si assumono delle responsabilità e che sentono alla televisione che ci sono dei profughi che cercano di entrare dalla Bosnia e che vengono respinti in maniera indicibile dalla polizia europea, perché la polizia croata è europea, siamo noi che gli respingiamo la frontiera, e montano in macchina da Milano, da Torino, da Venezia a portare almeno beni di prima necessità, a far capire che di là, polizia, da quei lacrimogeni, da quella violenza, c'è un'umanità che li può accogliere. Okay? E questo è un comportamento etico, oppure ci sono gli indifferenti. Io sono qua a Padova, nella mia casa, non sto facendo assolutamente niente. Non credo di essere. Sono giudicabile, non sono giudicabile. È possibile che io sia giudicabile. Siamo tutti giudicabili, nessuno di noi è puro. Ecco, questo voglio dire. La storia della Shoah, la storia fatta, CEDEC, la Fondazione CEDEC ci ha lavorato moltissimo su questo, l'ultimo vero volume di ricerca prodotto da Liliana Picciotto è proprio su questo, si intitola Salvarsi e ragiona proprio sulle dinamiche fondate sulle testimonianze e sulla loro sistematizzazione dal punto di vista delle fonti orali, sulle dinamiche dei salvataggi. E lì si vede
la restituzione di questa straordinaria articolazione di cosa significava cercare vie di salvezza, perché erano tantissime e diversificate le vie di salvezza e tante e diverse le categorie di umanità che si trovavano, e spesso nella stessa persona se ne trovavano diverse di categorie di umanità. E la testimonianza è lo strumento che aiuta di più a restituire questa sfaccettatura multiforme del carattere delle persone. Non si può dire che cosa. Io trovo sempre, sono molto diffidente quando si parla del carattere degli italiani. Italiani, brava gente. Noi come idea generale abbiamo e propagandiamo l'idea che gli italiani nei momenti di conflitto si comportano sempre bene. Naturalmente non è così. È vero che siamo una popolazione che in momenti così traumatici come i 20 mesi dell'occupazione nazista in Italia, insomma, la consistenza dell'aiuto non solo agli ebrei, l'Italia era attraversata da migliaia, decine di migliaia di persone che sfuggivano a realtà dalle quali dovevano proprio salvarsi. Pensiamo ai giovani soldati che cercavano di nascondersi, che venivano aiutati, nascosti nei fienili, nelle case, perché non volevano far parte delle armate della Repubblica Sociale Italiana. Ecco, tutto questo l'Italia ha saputo farlo, e sappiamo che adesso il mondo della cooperazione, il mondo della solidarietà in Italia è molto molto sviluppato. C'è anche dell'altro. Guardiamoci in faccia in maniera laica, come sa fare molto bene il nostro amico Bruno Segre, e abbiamo il coraggio di guardare la multiformità delle nostre società e di rendercene conto, e di renderne conto anche dal punto di vista storico. Di questo si tratta, Gadi. Intanto hai mostrato, è il dato che forse più ci interessa in questa nostra conversazione, hai mostrato molto bene come il racconto del testimone, inserito in una ricerca più complessiva, offre un contributo alla ricostruzione alla ricostruzione di un periodo, di una fase, di un comportamento. Il racconto del testimone sicuramente contribuisce a fare quella cosa importante che sottolineavi, a restituirci la scena più complessiva dei comportamenti umani, anche la qualità delle relazioni umane quando si sviluppano in una scena di pericolo che salva delle vite, sicuramente questo. Ma al tempo stesso sappiamo, e l'esempio dei soccorritori come quello dei salvati è altamente significativo proprio in quella scena della storia nazionale, come non c'è un caso uguale a un altro. E sappiamo che nulla offre garanzia rispetto ad un comportamento virtuoso. Abbiamo casi di soccorritori che potevano essere definiti fino a pochissimo tempo prima degli indifferenti, e che invece in un passaggio rapido di una notte o di un pomeriggio sono stati colti dalla necessità di allungare una mano verso chi era in pericolo, come abbiamo casi di persone invece virtuosissime che hanno avuto paura ad aiutare in momenti altrettanto drammatici. Quindi veramente questo riesce a fare la ricerca storica, riesce a mettere insieme il racconto del testimone con i dati più complessivi di un periodo e ad offrirci la scena complessiva appunto di quel periodo. Al tempo stesso faccio un piccolo passaggio sulla storia di Nonantola, che voi conoscete bene ma forse chi ci ascolta no. Nella storia di Nonantola abbiamo un caso particolarissimo di salvataggio di una comunità di ebrei, di circa 90-95 persone, tra ragazzi, bambini, giovani e i loro accompagnatori adulti. Ecco, all'interno di questo episodio si muovono delle figure di riferimento, ed è molto interessante che le figure di riferimento proprio dalla sera dell'8 settembre sono le figure di riferimento per la comunità di Nonantola, quindi il sacerdote Don Arrigo Beccari, il medico Giuseppe Moreali, ma figure di riferimento sono anche gli adulti di Villa Emma, gli ebrei adulti di Villa Emma, ai quali
i nonantolani credono, cioè quando loro chiedono aiuto rispetto ad una scena della storia che nessuno conosce perché loro la portavano nella loro esperienza precedente, loro vengono aiutati perché fondamentalmente nei mesi precedenti si era stabilita una relazione tra i due gruppi che portava a dare credito alla parola dell'altro, ecco, alla parola dello sconosciuto, torna a questo tema, no? Dar credito allo sconosciuto. E questo ha consentito all'interno di questa vicenda che ci fossero sì delle figure, come dire, che spiccano e che poi vengono nominate giuste dal tribunale Yad Vashem, ma al tempo stesso una piccola comunità si raccoglie attorno a queste figure e contribuisce attivamente al salvataggio, come una comunità molto più larga di spettatori, di indifferenti, rimane per fortuna tale, cioè sono spettatori che non portano offesa. E addirittura per la rapidità anche del salvataggio succede che persino i fascisti locali rimangono sostanzialmente silenti rispetto a questa situazione. Quindi anche un caso come questo, all'interno del quale possiamo leggere i comportamenti di una comunità quasi per intero, e come vediamo appunto i comportamenti poi quando andiamo ad analizzare da vicino i fatti si differenziano molto da situazione a situazione. Ecco Bruno, adesso torniamo a te per la questione che ha contrassegnato anche la fase successiva della tua vita fino a oggi. Tu non hai smesso di essere sconosciuto che bussa alle porte di sconosciuti, o non hai smesso di avventurarti su territori complicati, su territori anche in conflitto, all'interno dei quali andavi di volta in volta a tentare di costruire un dialogo quando il dialogo sembrava impossibile, o a tentare di costruire, diceva Gadi laicamente, una possibilità di comprensione razionale di quello che accadeva. Ecco, com'è continuata nella tua vita dopo la guerra questa faccenda di sentirsi sconosciuti e di andare a cercare gli sconosciuti? Ma guarda, il fatto è questo, cioè vorrei tornare fare un passo indietro per ricordare che in realtà la Shoah, no, di questo stiamo parlando, stiamo parlando di memoria della Shoah e del 27 gennaio come di una data che ha un valore simbolico per fare memoria della Shoah. Ora la Shoah in Italia parte molto prima di quando i tedeschi hanno invaso l'Italia e ci hanno portato via qualcosa o meno di 9.000 persone, tra uomini, donne e bambini, no? Ma nasce quando diciamo così uno Stato decide che una minoranza viene presa, messa da parte e si toglie la cittadinanza, perché questo è quello che è accaduto a noi ebrei italiani, che io parlo se mi riferisco alla storia della mia famiglia. La mia famiglia è una famiglia di ebrei torinesi, il mio nonno è nato nel ghetto di Torino pochi anni dopo che i cancelli del ghetto erano stati abbattuti, cioè i cancelli del ghetto cadono nel 1848 a Torino, quando re Carlo Alberto dà la Costituzione ai piemontesi e emancipa, cioè libera due minoranze religiose, cioè i valdesi e gli ebrei, dandogli la cittadinanza, quindi dandogli le libertà civili e anche i diritti civili e anche i diritti politici. Ebbene, questi diritti che noi abbiamo incominciato a esercitare nel 1848, nel 1938 ci sono stati tolti, perché in realtà noi ebrei non potevamo più né lavorare, né frequentare le scuole, né far parte della mano pubblica, non avevamo più i diritti degli altri. Ecco. Ora, dopo il 45, per così dire, mi sono sentito reintegrato quale cittadino d'Italia, cioè ho riacquisito la cittadinanza. Di tutto questo, intendiamoci che ho avuto
modo di fare contezza nel corso dei decenni successivi, cioè facendo delle ricerche per conto mio, cercando di chiarire a me stesso aspetti molto fondamentali, molto importanti della mia vita. Comunque, in sostanza, per rispondere alla tua domanda, no, che cosa ho potuto fare in seguito? Vorrei in particolare spendere qualche parola sul mio impegno per la pace nel vicino Oriente. Cioè io per un arco di tempo probabilmente troppo lungo, ma in sostanza che è durato 17 anni, ho fatto il presidente di un'associazione di amici italiani di un villaggio che sta in Israele, che si chiama Neve Shalom Uhat HaSalam, cioè un villaggio che ha due nomi, uno in ebraico e l'altro in arabo, perché è un villaggio nel quale convivono da pochi anni dopo la guerra dei 6 giorni, quindi la guerra dei 6 giorni è del 1967, dall'inizio degli anni 70 è stato fondato questo villaggio e è una piccola realtà nella quale peraltro un gruppo di famiglie di ebrei israeliani, un gruppo di famiglie di palestinesi israeliani, perché sono tutti gli uni e gli altri cittadini dello Stato di Israele, hanno deciso di vivere insieme. Il fatto che siano gli uni e gli altri cittadini dello Stato di Israele non impedisce a questi abitanti di Neve Shalom, Uhat HaSalam, di appartenere a due gruppi umani, diciamo, che sono in conflitto tra di loro da circa un secolo. Quindi sono due gruppi umani che si odiano, si temono, si fanno male gli uni. Si fanno male reciprocamente, esercitano la violenza l'uno sull'altro. In questa situazione, voglio dire, a me che mi considero un sionista, nel senso che considero valido il progetto sionista che ha dato vita allo Stato di Israele, mi sono ritrovato strada facendo e continuando a occuparmene anche dopo aver abbandonato la presidenza dell'Associazione Amici Italiani di quel villaggio, mi sono trovato a fare i conti con questo tipo di situazione, cioè che cosa possiamo fare noi da lontano, dall'Italia, per aiutare questo villaggio a sopravvivere in una situazione difficilissima, perché ovviamente è un villaggio che non piace né agli uni né agli altri, perché sia da parte degli uni sia da parte degli altri si considera che chi è andato a vivere in quel villaggio, cioè a convivere col nemico, considera questi abitanti diciamo, dei traditori. Mentre io ritengo che qualche cosa di importante, la pura esistenza oggi di quel villaggio sia estremamente importante. Cioè è un perché? Perché quel villaggio in qualche modo prefigura quello che bene o male il vicino, cioè il tragico conflitto tra israeliani e palestinesi dovrà in qualche modo concludersi. Cioè guardando a quello a Neve Shalom HaTzafon come a un microcosmo nel quale, per così dire, si prefigura il tipo di soluzione che la tragedia del conflitto israelo-palestinese dovrà inventarsi. Ebbene, Neve Shalom HaTzafon rappresenta qualcosa che prefigura la fine del conflitto. Fine che probabilmente richiederà, credo, da parte di Israele di riconoscere, cioè di dare la. Se a un certo punto lì nascerà uno stato binazionale o ci saranno due stati, poco importa, comunque ci sono due gruppi umani che senza amarsi sono, per così dire, la storia ha messo dentro un piccolissimo territorio che in qualche modo devono condividere, cioè dovranno in qualche modo stare insieme, stare gli uni vicino agli altri, accettare gli uni l'esistenza degli altri e quindi creare la pace attraverso questa accettazione
reciproche. Quindi voglio dire, non so se ho risposto alla tua domanda, ma se tu volevi sapere che tipo di impegno ho speso, diciamo, per creare qualche cosa di positivo, diciamo così, in un mondo nel quale purtroppo la Shoah rappresenta perché è così importante fare memoria della Shoah? È molto importante fare memoria della Shoah perché la Shoah è in qualche modo diciamo, simboleggia il tipo di disastro col quale la umanità probabilmente si misurava già prima della Shoah e ha continuato a misurarsi anche dopo. Cioè dobbiamo, e in questo senso fare memoria della Shoah è molto importante. Perché fare memoria della Shoah significa permetterci di capire quanto Lager ci sia anche dopo il Lager, no? E cosa che per esempio leggendo con attenzione gli scritti di Primo Levi, Primo Levi ci racconta, cioè stiamo attenti a quanto Lager continuiamo a, per così dire, a produrre fuori dal Lager. E così quindi dobbiamo cercare di costruire la pace, cioè quindi sconfiggere il Lager per evitare che il Lager continui a riprodursi anche oggi. Questo è un discorso che quindi va al di là del fatto che a un certo punto non ci siano più i testimoni. Io sono vecchissimo, sono uno, ormai in Italia saremo alcune centinaia, ma non più che tanti, quelli che hanno vissuto quegli anni e che hanno memoria di quegli anni. Quindi fra qualche semestre, fra qualche mese, fra qualche giorno, non lo so, fra qualche anno non ci saremo più. Ebbene, che cosa può fare, che tipo di testimonianza ci sarà? Non ci saranno più i testimoni, quindi non ci saranno più testimonianze, ma bisognerà in qualche modo aver creato le condizioni perché si possa continuare a fare un discorso significativo sulla Shoah permetterci di, per così dire, di evitare che la Shoah continui a riprodursi anche dopo la fine della Shoah. Il discorso è stato un pochino confuso, ma credo di aver espresso. No, 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 Bruno, non è stato confuso per niente. Tra l'altro hai toccato una questione, poi mi dirà Gadi che aveva di passaggio sollevato anche lui. Sono profondamente convinto, tra l'altro, della profondità di una tua riflessione, quella che ci porta a considerare il racconto del bene, in questo caso, sia del bene ricevuto che del bene agito, come appunto un racconto che in sé non può essere suscitatore di fatto semplicemente di un nuovo impegno per il bene nel modo più assoluto, ma ricorrendo ad una considerazione più profonda che va a indagare l'etica dei comportamenti, mi sembra che anche Gadi dicesse questo prima, il senso di una memoria può essere nel nostro presente senza sentirci investiti di nessun compito titanico, però provare a chiederci ogni volta, di fronte a situazioni contraddittorie o decisamente complicate e difficili, senza parlare della complicatezza e della difficoltà della tua testimonianza sul villaggio arabo-israeliano di cui hai appena parlato, ecco, portarci ogni volta almeno a chiederci cosa posso fare ora io. Ecco, questo è il punto, mi sembra, sul quale state insistendo tutti e due. Al tempo stesso, mi sembra che la discussione di questa sera ci aiuti anche ad allontanare lo spettro che, ahimè, anche in questo giorno della memoria è circolato molto, di considerare la memoria come possibile vaccino per la guarigione di problemi no nostri odierni. Cioè, come dire, ricordare la Shoah, ricordare quella pagina di storia, ricordare gli eventi che sono dentro quel passaggio drammatico della nostra storia, di fatto ci aiutano ad essere migliori. Ecco. Il nostro presente, la storia di questi giorni e di questi ultimi anni,
dimostrano che proprio all'interno di un decennio nel quale come non mai forse abbiamo parlato di queste cose, e invece appunto ci troviamo di fronte ad una scena che queste cose riaffermano, non la negano, ovviamente non per analogie sciocche, ma per comparazioni dosate e intelligenti come quelle che avete fatto voi. Ecco. Gadi, vuoi aggiungere anche tu qualcosa a questo ragionamento? Sì, passato no, volevo, al presente. Ma io volevo riprendere questo concetto che giustissimamente Bruno ha tirato in ballo, il concetto di cittadinanza. Mi è piaciuta l'idea di risalire al conferimento della cittadinanza, dei diritti civili a ebrei e valdesi, e andare indietro nella storia. Ma il concetto di cittadinanza è un concetto fondamentale, uno dei temi che adesso vengono affrontati nella scuola e che promette di seminare bene. Poi bisogna vedere se non lo si considera come la vecchia educazione civica un po' stantia, ma invece lo si fa produrre veramente. È l'idea, il concetto di cittadinanza attiva. Il concetto di cittadinanza attiva ha due risvolti, perché cittadinanza intanto è un concetto giuridico che ha a che fare con lo Stato, proprio con l'idea di Stato, arriva dalla Rivoluzione Francese, qualche cosa di radicato e fondamentale per le identità dei singoli. Se uno Stato, in un modo o nell'altro, spesso in maniera violenta, limita o addirittura esclude dalla cittadinanza un individuo o gruppi di individui, il lager, cioè non c'è niente da fare, si va lì. E purtroppo questa è una situazione che capita, che si ripropone in continuazione, e di nuovo ritorna la questione della Shoah come di una realtà storica che in vitro ti presenta una situazione spinta così alle estreme conseguenze che studiarla bene e raccontarla nei dovuti modi ci aiuta a interpretare l'oggi. Quando Zygmunt Bauman ci dice, nel suo Modernità e Olocausto, state attenti, perché le stesse caratteristiche che aveva lo Stato totalitario esistono nelle nostre società libere e democratiche, e quindi in nuce, se non controllate, se non riusciamo a mettere in campo delle separazioni di poteri molto efficaci e un'attenzione anche alla storia molto, molto presente, rischiamo di ricaderci. Zygmunt Bauman ci dice quello che un pochino volevi dire te, Fausto, attenzione a non credere alla favoletta che possiamo essere tutti testimoni, no? Il nostro rischio di tutti noi è quello di essere dei potenziali persecutori. Non la posizione di vittima è una posizione tutto sommato consolatoria. Ci identifichiamo, andiamo in visita ad Auschwitz, andiamo in visita a quelli che furono i campi di concentramento e di sterminio, e che adesso sono tutti musealizzati. Mi fanno un po' ridere le persone che dicono: sono andato a visitare il lager. Non hai visitato proprio il lager, hai visitato un luogo che rappresenta quello che era stato un lager, per fortuna, perché se vai a visitare il lager non esci, ecco. Ma e lì tutto il modello è di far immedesimare il visitatore nella, emotivamente anche, nella vittima e quello che la vittima ha sofferto. Ma il problema nostro è un problema rovesciato, e ha molto a che fare con la cittadinanza. Noi, da cittadini che godiamo pienamente, perché lo Stato ci conferisce i diritti di cittadinanza, potenzialmente possiamo diventare dei persecutori. Ci sono degli strumenti che ci potrebbero portare verso quella direzione. Per cui studiare e lavorare sulla cittadinanza attiva, cioè su dare senso pratico alla cittadinanza, che è non configurata solo come un diritto civile, ma anche con nel tutto tondo dei suoi aspetti etici, comportamentali, morali,
dando un senso etico alla cittadinanza, questo è un qualche cosa su cui noi, nei nostri percorsi anche di studio della storia, per esempio, anzi, il caso di Villa Emma e di Nonantola è in questo senso un caso esemplare di esercizio della cittadinanza attiva in qualche modo. Ecco, noi di questo dobbiamo in qualche modo farci carico, perché lo Stato non è etico, non esiste uno Stato etico. Lo Stato lavora per categorie, e ancora adesso vi faccio l'esempio recente che ha a che fare con la storia della cittadinanza. Lo Stato del dopoguerra, l'Italia repubblicana fondata sulla Costituzione antifascista, decide di risarcire le vittime i perseguitati, le vittime della Shoah, e si è dato un caso recente uscito sui giornali, ma ce ne sono anche altri, di una persona che non solo ha ricevuto all'inizio, e poi è un errore dello Stato, adesso deve restituire in maniera un po' vergognosa i soldi che lo Stato gli ha dato, perché è stata effettivamente perseguitata, ma pretende di la restituzione dei beni perché lei non era cittadina italiana, ma godeva di quella mezza cittadinanza degli ebrei libici, che all'epoca delle leggi razziali non erano veramente cittadini italiani. E lo Stato italiano democratico di adesso interpreta il concetto di giuridico di cittadinanza semplicemente alla lettera, e quindi trasformandosi oggettivamente in persecutore. Ma è quello che poi esprime un Parlamento libero, eccetera. Cioè, è facilissimo scivolare del versante sbagliato. Per cui ragionare sulla cittadinanza è un elemento fondamentale del nostro presente. Certo, certo Gadi, quando hai fatto riferimento alle mie intenzioni hai colto nel segno, ma io oggi devo parlare poco come dire, puoi parlare. un ovvio riconoscimento della vostra, devo essere un buon ospite, insomma. Sottolineo solo un fatto però, benissimo il discorso sulla cittadinanza, a un patto che, come ho proposto all'inizio di questo incontro, di allargare lo sguardo, non soffermarci solo sull'apparente risarcimento, come dire, emozionale che ci dà insistere sul ruolo e sulla figura della vittima. Ecco, se parliamo di cittadinanza e se parliamo di cittadini di uno Stato, ritornando a quella storia, per favore accantoniamo la parola ebreo e ricordiamoci che furono perseguitati e poi catturati e deportati dei cittadini di paesi europei, perché di questo si tratta. E ricordiamoci anche, tema molto caro a Bruno, che queste persecuzioni sono state messe in atto nella dinamica che il potere dello Stato spesso mette in scena, e che conosce fondamentalmente due soggetti collettivi, le minoranze e le maggioranze. Anche il coraggiosissimo riferimento che prima Bruno ha fatto alla sua esperienza come indagatore e conoscitore della società israeliana è altrettanto coraggioso se pensiamo che Bruno si è molto interrogato nel suo tentativo di costruire pace dove la pace è difficilissima, su quello che è il ruolo di una maggioranza che in quel caso, come dire, veniva riscattata dalla storia attraverso la costruzione di uno Stato, con una nuova minoranza che, come dire, gettava di fronte alla maggioranza di quel momento un dramma e una contraddizione fortissima che ancora una volta veniva risolta con l'uso della violenza. Quindi, come dire, in questo senso mi sembra che Bruno, il tuo coraggio e la tua laicità, come diceva prima Gadi, sono state veramente molto molto importanti e ci hanno insegnato molto. Avete parlato anche del ruolo del testimone e della funzione della testimonianza. Prima di salutarci in questo incontro, che per noi è stato molto bello, avevamo pensato di sottoporvi una piccola riflessione
Bruno ha fatto anche riferimento alla sua età, alla sua bellissima età. Però pensavamo di sottoporvi una riflessione a partire da un momento, dal mio punto di vista, molto importante che si è verificato un po' di tempo fa, quando Liliana Segre, e ahimè se ne è parlato poco, ecco. Liliana Segre ha scelto un luogo altamente simbolico per consegnare in pubblico il suo congedo di testimone. Ha scelto la cittadella della Rondine in Umbria, dove concretamente si mettono in atto dei laboratori di costruzione della pace, lavorando in senso, diciamo, educativo con dei giovani provenienti da società in conflitto e con dei giovani che in queste società in conflitto, questa è una vicenda che Bruno conosce bene, abitano territori, schieramenti e, come dire, parti diverse. Quindi vengono, si ritrovano in questo luogo dell'Umbria e stanno insieme, riflettono insieme, fanno scuola insieme, si formano insieme e tentano di cambiare se stessi e le loro realtà di appartenenza, appunto, attraverso questo lavoro difficilissimo. Ebbene, Liliana Segre ha scelto quel luogo per consegnare il suo congedo testimoniale a noi tutti. Ecco, questo è un momento, dal mio punto di vista, noi che studiamo, insegniamo storia e siamo anche ricercatori di storia, questo è un momento molto interessante, molto fecondo, per niente triste sotto certi aspetti, perché è il momento che ci consegna una forte responsabilità. È il momento in cui finalmente siamo pienamente in grado e pienamente chiamati a considerare il racconto e il contributo del testimone come parte importantissima nella ricostruzione della storia. Ecco, se ne è parlato poco. Vorrei che voi diceste qualcosa su questo passaggio. Si è parlato molto dell'atto conclusivo, si è parlato molto poco invece di quello che quell'atto conclusivo implica e su cui, dal mio punto di vista, siamo costretti a ragionare. Bruno. Ma sono molto contento che Liliana abbia scelto Rondine, cioè la cittadella della pace, come luogo per chiudere, per così dire, la sua vicenda di testimone. Devo dire che è una vicenda che io seguo da molto tempo. Mi è accaduto molti anni fa di essere invitato proprio dal CDEC. Ancora Gaddi non dirigeva il CDEC al momento, ma il CDEC, c'è stata una fase della sua storia in cui, per così dire, cercava di dare una mano a Liliana, che con grande fatica a 60 anni aveva deciso di incominciare a testimoniare, perché in realtà Liliana è uscita da Auschwitz, cioè è tornata alla vita civile, per così dire, a meno di 15 anni, aveva 14 anni e mezzo. Siamo coetanei. Liliana è nata nel settembre, io sono nato nell'agosto, io ho un mese più di lei, ma in sostanza siamo coetanei. E lei per 60 anni, cioè fino a quando non ha raggiunto i 60 anni, ha taciuto. Cosa che del resto hanno fatto molti sopravvissuti ai lager. Cioè, c'è stato un lunghissimo periodo in cui i sopravvissuti al lager facevano fatica a parlarne, o addirittura de decidevano di non parlarne, cioè non ne volevano parlare. Cosa che, peraltro, ha anche condizionato, secondo me, le vicende della ricerca storica sui lager. Il discorso dei testimoni è iniziato almeno 15 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché per circa 15 anni, con poche eccezioni, i sopravvissuti non hanno detto niente. Una di queste eccezioni, fortunatissima per noi, che per così dire ne ereditiamo i prodotti, felicissima eccezione è stata quella di Primo Levi. Comunque, a me era successo di accompagnare molti anni fa Liliana a testimoniare a Ravenna, cioè il SDEC mi aveva, siccome
c'era sempre un personaggio del SNEC che accompagnava, scortava per così dire Liliana quando lei andava a fare questo faticosissimo lavoro di testimonianza. E siamo andati insieme a Ravenna, dove però c'è stato un incontro che non dimenticherò mai. Comunque, detto questo, poi per altri 30 anni, cioè da quando ne ha avuti 60, adesso che ne hanno come me 90, quasi 91, Liliana ha continuato a fare questa testimonianza. E sono lieto che l'abbia fatta a Rondine, località che ho anche conosciuto, che ho incontrato perché a Rondine ero stato invitato a, come dire, a parlare di Neve Shalom Watasalam. I fruitori, diciamo così, di questa mia testimonianza su Neve Shalom Watasalam erano i ragazzi che Rondine aveva invitato a stare per un anno in questa cittadella della pace, ed erano ragazzi che appartenevano che venivano da stati che erano in guerra tra di loro. Quindi, voglio dire, che so, che ai tempi in cui c'era la guerra della Jugoslavia, che so, c'erano albanesi del Kosovo e serbi del Kosovo chiamati a vivere a Rondine e a frequentare insieme l'Università di Arezzo, perché sono comunque un'università toscana, perché Rondine non è in Umbria, ma è diciamo alla periferia di Arezzo. Quindi non so se andassero all'Università di Firenze, insomma, comunque un'università, o di Pisa, insomma, un'università toscana, insieme questi ragazzi che appartenevano a stati in guerra tra di loro. Quindi era un modo per impegnarli insieme in un'attività culturale comune, in territorio neutro, no? Quindi, educandoli, per così dire, alla pacificazione, alla tolleranza reciproca, all'amicizia reciproca, a far nascere dei contatti importanti tra giovani che potevano in qualche modo a loro volta diventare degli autori di situazioni pacificatrici nei rispettivi paesi dai quali erano stati chiamati. Quindi la scelta, devo dire, che Liliana ha fatto di andare a Rondine mi è sembrata una scelta molto opportuna e felice. Sono contento che l'abbia fatto. Bene, Gadi? Sì, vabbè, la tua domanda mi chiama un po' a nozze perché in realtà noi come Fondazione CEDEC abbiamo un rapporto con Liliana di più che amicizia, veramente. Lei ha donato al CEDEC non soltanto l'archivio di immagini, di fotografie personali di famiglia, che spesso vengono utilizzate anche per illustrare sui media la sua storia, la sua vicenda personale, ma anche tutto l'archivio del lavoro di testimone che lei per più di 30 anni ha compiuto e che noi, che è tanta roba che noi adesso faticosamente stiamo cercando di inventariare. E poi è stata lei che con la sua testimonianza per lo splendido film Memoria, che raccoglie testimonianze di numero, erano più di 100, poi nel film ce ne sono una minima parte, ma insomma di testimoni delle persecuzioni italiane che sono stati portati nei luoghi delle persecuzioni. Ecco. E questo, dunque, durante questa testimonianza lei ha identificato il luogo che sarebbe diventato quello che è adesso chiamato erroneamente Binario 21, ma che è il memoriale della Shoah, dove fra l'altro andrà la Fondazione CEDEC nei prossimi mesi a completare questa esperienza, diciamo, di rappresentazione del luogo di partenza verso le deportazioni e nello stesso tempo di studio, necessario studio, aggiornamento per insegnanti, laboratori e quant'altro. Quello che dicevi tu, Fausto, è importante, e cioè sì, l'era del testimone, diciamo, va a tramontare, siamo noi che dobbiamo
in qualche modo comunicare l'idea di responsabilizzazione, cioè prendere in qualche modo, cogliere quello che i testimoni ci hanno detto, ci hanno raccontato e farne qualche cosa. E io devo dirti la verità, è una cosa che si fa e la dico anch'io e la diciamo un po' tutti. Però mi stupisco anche quando pronuncio queste parole perché in realtà si tratta di una dinamica sbagliata, nel senso che noi abbiamo, cioè tutti dovrebbero sempre essere responsabili di quello che si elabora traendo informazioni dalla storia per l'oggi. Il problema è che per 20, 30 anni, da quando i testimoni hanno cominciato a parlare in maniera più diffusa, il testimone molto, troppo spesso è stato utilizzato come foglia di fico per non farne niente. Parla lui, ci racconta la sua storia, piangiamo, siamo tristi per un giorno e finisce lì. È stata anche una dinamica nel mondo della didattica veramente malata. Adesso non ci sono più. Abbiamo chilometri e chilometri di nastri registrati delle testimonianze di tutti e adesso bisogna lavorarci. Io credo molto poco, ogni tanto anche Liliana dice queste cose, io credo molto poco all'idea del passaggio del testimone, nel senso che voglio dire, la testimonianza è qualcosa di molto privato, è qualcosa che fra l'altro in molti testimoni ha significato comunque, pur nell'attendibilità assoluta di quello che abbiamo sentito, perché è testimoniata anche da tutta una serie, diciamo corroborata da numerose prove, riscontri documentali, per cui niente da dire, però è un'anziana persona che parla di sé da bambino, per cui c'è anche una distanza molto molto forte. E la testimonianza è un oggetto complicato da maneggiare. Però c'è, e ce ne abbiamo tantissime, è uno strumento straordinario dal punto di vista anche proprio dell'elaborazione storiografica. Bruno giustamente dice che la storiografia si è avvalsa molto, è avanzata molto nel momento in cui ha potuto giovarsi di queste testimonianze orali, Chiaro. però i testimoni dei testimoni no. Cioè io non, cioè posso sentirla come empatia, ma io ho ascoltato Liliana. E faccio di quello che mi ha raccontato Liliana delle cose, dei laboratori storici, documentali, mi invento delle rappresentazioni anche di opere di ingegno e quant'altro. Ma se vado in visita ad Auschwitz, io no, quando torno da Auschwitz sono colpito, ma non sono testimone, per mia fortuna, proprio di niente. Io non ho sofferto, non è, Primo Levi se lo dice chiaramente, non è raccontabile, non è rappresentabile quello che abbiamo vissuto là. Io ci provo a raccontarvelo, ma non è, cioè non lo capirete mai. E per cui i testimoni e i testimoni, con tutto il rispetto, io ci andrei calmo. Per l'amor del cielo, è una delle espressioni che detesto maggiormente ed è una delle espressioni che ritengo più pericolose proprio in quel lavoro sia di insegnanti che di ricercatori. Spesso però, fai bene a segnalarlo, c'è stato un problema anche di rappresentazione pubblica del ruolo di certi personaggi che si muovevano in mestieri analoghi al nostro e insomma è accaduto che si generassero degli equivoci. Non solo si dà una impossibilità di fatto, ma si dà anche una impossibilità di merito nella comunicazione che si organizza attorno ad una vicenda storica e che non riguarda solamente la storia della Shoah, ma riguarda molte altre storie che hanno avuto i loro testimoni, con i quali siamo entrati anche in contatto, dei quali abbiamo letto le opere. E ogni volta questa operazione di distanziamento alla quale tu facevi riferimento è, come dire, un atto dovuto, ma proprio come noi sappiamo che ogni operazione di ricerca ci consente un avvicinamento ad un oggetto che studiamo, mai una identificazione. Questa è una profonda sciocchezza, anche pericolosa, che tra l'altro spesso, visto che hai fatto riferimento anche all'insegnamento della storia, spesso segna negativamente anche alcune pratiche didattiche.
Quando ho parlato di responsabilità di fronte a questa scena, io intendo che la stessa responsabilità è una ricerca. Cioè, la forma che noi diamo alla nostra responsabilità, la modalità responsabile all'interno della quale organizziamo la nostra ricerca, è una ricerca essa stessa, perché essa stessa si deve riconiugare con il passato che studiamo e con il presente in cui viviamo. In questo senso, ed è molto significativo il riferimento che continuamente si fa a Primo Levi, ma lo possiamo fare lo stesso riferimento a Bruno Segre. Non è, no, Bruno, intendo una questione di metodo. Non è tanto significativo solo fermarsi al racconto della pagina, come dire, più drammatica della propria esperienza, ma è altrettanto significativo arrivare alle pagine successive, a come quell'esperienza, anche nella vita dei protagonisti di quell'esperienza, ha significato nel loro dopo quell'esperienza scegliere determinate posizioni, intraprendere certi studi e certe ricerche, scegliere di prendere delle posizioni pubbliche. Quindi, come dire, la stessa vita dei testimoni collocata al di fuori della loro storia principale di riferimento è una vita molto interessante proprio per farci capire cose fondamentali proprio nel rapporto storia e memoria, che ogni volta viene ricodificato dal presente che viviamo. È sempre il nostro agire, il nostro interrogarci sul presente, sul nostro presente, che riordina il nostro sguardo sul passato, anche se è il nostro passato. Questo difficile metodo di indagine, nelle forme opportune che si potrebbero trovare, andrebbe insegnato ai ragazzi, per insegnare ai ragazzi che ogni vita è degna di essere raccontata, ogni passato costituisce esperienza, non solo il passato dei testimoni, ma anche il passato dei ragazzi che frequentano le scuole. Ecco, ci sono delle ricerche in atto in questo periodo molto interessanti su questa possibilità metodologica. Ecco. Mi permetto, nella sterminata bibliografia sull'argomento, un libro per tutti, chiedendo scusa a tutti gli altri autori, La quinta lezione, pubblicata da Einaudi del Centro Studi Primo Levi di Torino, fu affidata ad Anna Bravo, scomparsa non molto tempo fa, e il titolo è Primo Levi, raccontare per la storia. Ecco, lì ci sono indicazioni utilissime sul processo di elaborazione del trauma, sul silenzio post bellico e quant'altro, e poi esiste una bibliografia sterminata, però questo libretto fondamentale per partire credo sia una buona partenza. Ancora grazie a tutte le amiche, a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, a Gadi, a Bruno, ci rivedremo presto, anche al di fuori della pandemia, ci auguriamo, e noi vi diamo appuntamento a tutti alla prossima settimana, mercoledì prossimo, il 10 febbraio, racconteremo la storia dei libri ritrovati, salvati anch'essi e restaurati, su cui studiarono i ragazzi di Villa Emma. Mentre il giovedì successivo, il giovedì 18 febbraio, con Alberto Cavaglion parleremo della possibilità di decontaminare le memorie, operazione difficilissima, ardua, ma parleremo di questo, che è uno dei centri del prossimo libro in uscita di Alberto Cavaglion. Ancora grazie a tutti e un abbraccio fortissimo a Gadi e a Bruno. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.